Che vabbè, noi siamo una TV del territorio, siamo vicini ai cittadini e Senti, veniamo nelle frazioni anche più sperdute perché è giusto portare le io in istanze tutti gli di anni della queste mia vita persone. sono stato ad Arezzo, non ero mai venuto a Petrognano, pensavo che fosse là dove è il cimitero, la zona là, qualche casa. Invece qua, qui è veramente un posto ameno, un posto molto Poi a molto meno, te dove stai? bellino. Scusa. Ah, Io sono di Bellino. Ah, ecco, Fiorentina. a meno sembra. Scusa. No, Qui si sta tranquillo. benissimo. No, Guarda che bel bellissimo. posto. Allora. Ma guarda, qua belle case, bello, Bene, veramente allora bello. siamo qui a Bello. Petrognano. Vediamo la nostra mappa nel frattempo, che vi fa capire bene dove siamo. Perché da quanto accaduto in consiglio comunale, una interrogazione ancora di Donato Caporali che ha portato in consiglio il disagio di questa frazione. Dice lui, c'è stato un percorso partecipativo negli anni che aveva portato la popolazione a individuare in un parcheggio un'opera necessaria. Costava 40.000 euro e ha chiesto che fine ha fatto questo progetto. Era una sorta di risarcimento per i cittadini per i danni subiti per le limitrofe scavazioni, che sono quelle dell'area di Quarata, immagino. A parte il risarcimento, sì, sull'area di 40, questo è evidente, però a parte il risarcimento mi sembra che sia una necessità impellente perché gli unici parcheggi, scusa, che abbiamo trovato sono questi. Sì. Però anche perché c'è stato un percorso, i famosi percorsi partecipativi con cui si chiedeva ai cittadini, ti ricordi, Io Conto, come si chiamava? Sì. Che si invitava i cittadini a esprimersi, questi sono espressi, però la vecchia amministrazione, questa nuova, non ha dato seguito. Certo, quanto era la spesa? 40.000 Sì, euro per l'amministrazione comunale dai. è quasi niente, in effetti potrebbe dare una risposta importante a questi cittadini che comunque sia, non so dove lasciano le macchine perché Comunque, venendo giù visto anche lungo la strada non c'è proprio posto assolutamente niente, addirittura qui le strade sono a senso unico perché sì. sono molto strette e quindi non è possibile parcheggiare, quindi l'area va fatta esterna sicuramente. Ecco, venga signora, un paese dimenticato. Si paga le tasse, ma. Come tutti, però è un paese dimenticato. Non sa che non c'ero mai stato? No. No, mi dica lei. Ho 66 anni, 67, non ero mai stato a Bologna. Non mi era mai capitata l'occasione, È se non me ci bellino, portavano. però. È veramente bello, Però complimenti. infatti anche noi non sapevamo dove però parcheggiare. non c'è niente, no, no, non Non c'è c'è niente. parcheggi, un posto auto per ogni famiglia. Questi qui siamo sei alloggi, Se è che alloggi con tre macchine. Tra l'altro doveva essere speso 40.000 euro, avevano chiesto i cittadini. Infatti, non sono andata a Dove sono andati a finire. finire? No, no, ci sono mai stati, non si preoccupi. Sono andato a finire in No. altre cose. Cioè, Finché la mia. erano stanziati Sì. perché si è fatto delle Sì, riunioni. riunioni. O quant'anni fa? Io sono 10 anni che sto qua giù. E quando ero vice sindaco io? Sì. Ah, allora l'ho fregata anch'io. Allora mi ha fregato anche lei. Allora. Ah no, Sì, ma è c'era Caporali vero, che pensava qua giù, io non ci è vero. No, pensavo, io eh. Caporali l'ho mai visto qua giù. Ma Manca però la. ci Ma. pensava Ha fatto lui, ma un'interrogazione, solo nell'ultimo lui. consiglio, ha fatto un'interrogazione su Petrognano. E Caporali? Sì, e il. Io sono stata alle riunioni a Cecidano, Fantasma quando qualcuno dice era a qualcuno. Quando c'era Cecidano, quando la c'era circoscrizione. la circoscrizione, si fece le riunioni, si fece. C'era che doveva essere prima lì in quell'orto, Sì, entrando, sì, sì. dovevano essere Anzi, fatti lì. c'avevano anche dato Transennato. transennato Sì, erano venute a per prendere. prendere le misure e tutto per togliere il terreno che era della signora. Il comune dice che non può sostenere spese perché i Perché? residenti hanno chiesto che un'altra area sia individuata per fare questo Sì, parcheggio, i sì. costi dell'opera però triplicano. Vabbè. Ho chiesto ai cittadini se fossero disponibili a recuperare la prima ipotesi, ma pare che non sia gradita e l'amministrazione attualmente non può sostenere E chi è spese. che non. Ma chi l'ha Boh, chiesto? non so chi l'ha chiesto, A anche chi? siete tutti qui, No! non so chi l'ha chiesto. Chi ha chiesto? Non lo so. Boh. A Comunque, me. a voi non va chiesto Interessa. nessuno. A noi no. Ma voi vi starebbe sempre quell'area lì. A me mi sta bene. Ma quanti posti di macchina ci dobbiamo venire lì? Lì penso che sui 12 macchine anche più. Ah, All'Isca dei Pesci li facevano, ah, come li sono chiamati. quindi era una bella risposta. Era insomma. Oltre al parcheggio cosa potrebbe mancare? Niente, Niente, qua non state c'è bene. C'è pace, si Pace, sta si sta bene. bene. Tanto pullman Non non c'è. viene perché Il i pullman ormai bambini. non Mai lascia visto. I bambini ce li porta i genitori Sì, alle sì, sì, scuole, sì, sì. Certo, sicché è assurdo pretendere un pullman per chi? è Sta tutta la vero, macchina. è vero. Insomma, io la penso così. Va È bene, inutile. noi portiamo il vostro messaggio. Ci vediamo domani, grazie. Va Ciao. bene, arrivederci.